Buongiorno. Oggi ci troviamo presso il comune di Castelnuovo Don Bosco. L'escursione prevede una visita alla parrocchia legata a San Giovanni Bosco. Poi ci incammineremo per raggiungere una chiesa romanica medievale di infinita bellezza. Buona visione. La chiesa di Sant'Andrea Apostolo si trova nella parte alta di Castelnuovo Don Bosco. È un edificio barocco che risale ai primi anni del 1600. In precedenza c'era una chiesa medievale in stile gotico. È una chiesa sontuosa, ricca di ricordi ed avvenimenti di cui porta tuttora i segni. È abbastanza scontato che essa sia stata un elemento importante della vita di San Giovanni Bosco, che è cresciuto spiritualmente anche in questo edificio religioso. Due santi sono stati battesimati proprio qui: San Giuseppe Cafasso, il 16 gennaio 1811, e San Giovanni Bosco, il 17 agosto 1815. Parte della cinquecentesca vasca battesimale. No, ma veramente? Qui hanno battezzato Don Bosco. Primo centenario del glorioso concittadino venerato Giovanni Bosco battezzato in questo sacro tempio. Guarda qua. 1915. C'è stato il Papa Giovanni Paolo II. Anno sì, nell'88. L'anno centenario della morte di Giovanni Paolo II visitò questo tempio il 3 settembre 1988. Qui si svolse anche la prima comunione di Giovanni Bosco il 26 marzo 1826, qui indossò anche per la prima volta l'abito clericale, vi celebrò il 10 giugno 1841 la sua prima messa e mosse i primi passi della sua opera. Inutile dire che questi sono soltanto piccolissimi frammenti di storia incastonati in un paese ricco di spiritualità e bellezza. Adesso ci spostiamo fuori dal paese, ma nel mentre troviamo numerosi presepi e dettagli assolutamente unici e affascinanti. Senza dimenticare l'incredibile panorama che il paese di Castelnuovo Don Bosco offre gratuitamente. Ciò che vogliamo raggiungere si trova all'interno di questa stella. Sulla cima della collina c'è l'antica chiesa romanica di Santa Maria di Cornareto. Ma c'è un pozzo, un posto strano dove fare un pozzo. Ma una chiesa forse c'era bisogno nei secoli passati di acqua. Guarda che strano, guarda che strano. Guarda che c'è pure una croce medievale. Guarda, qua sono dettagli medievali. Questi sono dettagli medievali. Sono del 1100-1200. Circondati da pregiati vigneti, cullati dai richiami del passato, ecco che si mostra dinanzi a noi l'antica chiesa romanica. Siamo arrivati meglio. Che bello. Eccolo qua. Chissà se si vede dentro. Purtroppo è chiusa. Dobbiamo accontentare di vederla in questa maniera, però si vede bene. La chiesa romanica di Santa Maria di Cornareto
si trova presso la frazione Bardella, è un edificio ad aula rettangolare che conserva un'abside semicircolare del XII secolo. Le mura esterne in pietra e mattoni sono decorati con cornici in cotto su dentelli. La chiesa campestre de Cornalee dipendeva nel Medioevo dalle pieve di Pino d'Asti, sotto la diocesi di Vercelli, e il documento più antico in cui viene fatta menzione risale al 1298. Nel XVI secolo conobbe una lunga e triste fase di declino, ma fortunatamente l'abbandono non fu il suo destino, in quanto venne ampiamente riedificata nel XVIII secolo ed integralmente restaurata nel 1983. Ecco, dietro la chiesa, come tutte le chiese antiche, ci sono dei disegni fatti dai fedeli. Qui c'è una croce, vedete, questa è una croce che probabilmente è stata fatta, non lo so, dal Medioevo, da qualcuno. E se si guarda bene si possono trovare delle scritte antiche. Tenete conto che è stata restaurata, però di solito queste scritte vengono mantenute. Guardate però che bella, è proprio bella questa chiesa romanica. Questo è un territorio tutto da scoprire. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale. È molto importante. Grazie e alla prossima!